Capodanno dalla nostra compagnia. Fiorava. Sante Salve, una volta ne avevo un bosco. Sì. E tenava a quanto pare pure un bel bosco, ci si perdeva tanto la gente, da qualche maestro a macacchi di uno, perché era un bosco non molto esteso, però era un bosco molto ricco di vegetazione, no? Stava a fiancare il fiume, alle terre delle Mertecce, che deriva proprio da Bosco Mottice. Da Bosco Mottice. E allora, Fioravanti, la guerra, quando è passata la guerra, c'è stato un battaglione di soldati italiani, se non che erano a fare la lana. Che hanno ido a fare la lana al bosco, hanno ido a tagliare il bosco perché dovevano fare soprattutto per le ferrovie. Attraverso le ferrovie. Allora questo bosco, in la guerra, è sparito. Cioè, dopo allora, la guerra, bravo. Il bosco, prima della guerra, erano c'erano le querce grandi. Dopo, durante la guerra, questi soldati hanno tagliato il bosco e ci hanno fatto le traverse della ferrovia. E' rimasto il sottobosco. E l'estensione della terra, che è 150 ettari di terra. E non era una cosa da niente. Il bosco era 150 ettari di terra. Ci aveva rimasto solo il sottobosco. E datosi che a quei tempi ci stava una fame triste. Come al solito stava una fame? Al 50 c'era una tanta miseria, tanta fame. Ma allora la gente ha pensato, ma perché questo bosco non ci sta che niente, perché non abbiamo messo a coltivazione, perché era solo uomo la fame della gente. E dopo di tanta pensiero che ci siamo fatti, in quel momento si è deciso di occupare questo bosco per metterla a cultura. E dove è nato i primi germogli l'idea fa qua? Ah? L'idea dalla sezione del Partito Comunista Sanza. La storia è questa. Dimmi un po', ma la sezione a dove sta a cavallo? A Ciucquari. A Ciucquari, perché qua c'è prima la sezione del Fuoscio. E dopo l'hanno trasformata. E dopo si è trasformata la sezione, dopo c'è pure la sede del Milan Club, non puoi dire. Sì. Negli anni 70. Vabbè, Fioravanti. Allora, ricominciando il tuo racconto, quindi alla sezione del PC è qualcuno ha l'idea, è dice, l'idea. Chiama, e che succede appresso? Succede che la gente era d'accordo a mettere la cultura perché l'uomo la fa, una parte dell'appetito che c'era. E si è organizzato per occupare il bosco. Però non è che è nato tra voi e domani questo. Ma non c'è fatto per lo sciopero, per lo sciopero che sì, sì, morruva. Allora, come si organizzava le cose? Ogni compagno doveva avvisare 10 famiglie, il giorno che scattava l'ora X. Nessuno può sapere. No, l'avevi chiamato, ognuno sapeva l'elenco di questi, quello e quello. E c'è stato il capo 10, io non car- dopo tutti questi capi 10 faceva capo a io, che si chiamava Ruggero Ricci, era il maggior responsabile della lotta. Eccoci, quando ha scattato l'ora X, dice domani si va al bosco, si va a occupare il bosco, arbitrariamente che volevamo la terra, si mette a coltura. La mattina. Di che giorno che ora va? 12 marzo del 1950. Bravo. L'appuntamento era via Gargheti, dove sta la cantina sociale. Allo Vurricci. Se non che la gente calava proprio la Madonna, gnile frumuito, un granciato sopra la spalla, una tozza di pane attaccata a una matriciana. Savegliana, tutta la piazza, una frega di gente. Se non che arriva un gruppo di carabinieri e lo senico di Santa Salve, certo Domenico Cervone. Questo Domenico Cervone invitava la gente a non andare a far sciopero, a dovere di carro, perché la gente non scordava, c'era un entusiasmo. Arriva il capitano del carabinieri,
capitano del carabinieri, come si fa una voce forte e autoritaria. Dice, non andate, ripensateci, fermatevi finché che siete in tempo, perché può succedere dei dispiaceri. Stasera, guardate. Dei dispiaceri. Che significava, le dispiaceri, che ci poteva scappare molto. Perché prima di quel periodo è successo fuori in Sicilia, a Melissa, la polizia di Scelva hanno sparito al contadino con la frater dei barocchi. Ma dopo... sembra che quel periodo è successo pure i fatti di Lentella. La settimana dopo. Ah, la settimana dopo dello la porto. Settimana dopo. Dopo quando parliamo un'altra volta i fatti di Lentella. Che pur Carlo Alberto sono visti qualche fotografia. E dopo a Monte Scaglioso, in Calabria, un'altra fetta in accesa di contadini che voleva la terra dei barocchi. E quindi dopo che c'è stato... E a Santa Sol si temeva che poteva succedere. Ecco perché invitavano... Sto capitano del carabinieri invitava... Prima una cosa, ma poi ci si riusciva a piestare del del bosco. Sì. Ci si riusciva. E quella è stata una soluzione. Tutto è diventato un giardino che la terra. Quindi diciamo che tutti i contadini di San Salvo che tenevano la terra, ma non tenevano qua ci dicevano a credere. No, ci stavano i contadini, come ci stavano che tenevano la terra, però non aveva stato. Non aveva stato, quindi, ma soprattutto che non tenevano la terra, quello è stato una salvata. Certo. E quindi è stato lottizzato tutto. Un ettaro per ciascuno. Un ettaro per ciascuno. 150 famiglie, intanto ci hanno cambiato. Peschete, capannete, ortaggi. Quanto ha dato un ettaro per ogni famiglia? Dopo, in conclusione di questo racconto che si fa, dopo come succede un po' ovunque, come è successo pure da Pita Marinelli, che andava alla terra della Marinelli, è stato dedito dalla commione, alla cafione che aveva una loca. Pure altri contadini, sì. Ma non è, si danno come si tarvano, non sono tutto qui. E aiuta a finire le terre di Marinelle, aiuta a finire a ciò, se l'ha cattito ciò, se l'ha cattito ai contadini di San Salvo, vedete? E pure terre del bosco, come si sta fanno con un anno. Se che fate, è meglio che non parliamo, che dopo. Successo. Voi. Ma è meglio che non parlo. Vabbè, allora ci sentiamo. Ciao. Quello che ha detto.